questo nuovo video. Oggi video haul un po' misto, vi faccio vedere un po' di cosette che ho acquistato nelle ultime settimane. Sono un po' stravolta, ho un aspetto orribile, lo so, però sapete che devo approfittare dei momenti in cui insomma non sono al lavoro, in cui non c'è Nicole, sono a casa tranquilla. E magari non ho altre faccende da sbrigare per mettermi a girare appunto i video, che poi non so ovviamente quando farà tempo a montare e caricare, però questo è un altro discorso. Allora, ho un rossetto che non mi sta particolarmente bene in questo momento e sono un po' più sobria del solito sugli occhi. Siccome ho avuto un po' di allergia agli occhi, poi ve ne parlerò perché non riesco a capire da cosa è dipesa, se da qualche prodotto, perché ho in uso un contorno occhi nuovo e non so se sia quello o se il fatto che negli ultimi giorni al lavoro ho avuto delle lezioni, delle cose, quindi mi sono dovuta truccare, ristruccare, ritruccare, ristruccare, quindi magari ho, diciamo, li ho, come si dice, li ho torturati un po' di più, ecco, rispetto al solito, e quindi negli ultimi giorni mi alzavo al mattino con gli occhi così, proprio gonfi a palla, e quindi ho preferito rimanere un po' più sobria sugli occhi e ho voluto, insomma, mettere questo rossetto. In realtà non mi piace, ma non lo voglio neanche di togliermelo, quindi me lo tengo su, al massimo me lo tengo dopo. E niente, insomma, questa è una tinta di MAC. È, come si chiama? Rich Restless. Restless. È un colore forse un po' più estivo. D'estate non mi dispiace. Io in realtà faccio spesso dei mix di questi rossetti liquidi e quindi mi piaceva per dare quel tocco un po' più caldo a delle tonalità un po' più fredde. Così usato da solo, effettivamente, magari adesso inverno non è proprio il massimo. Inoltre mi piace se lo mischio e faccio un contorno con una matita marrone in modo che diventa un colore un po' più naturale e meno sparaflescioso, meno fluo come invece è in questo momento. Però vabbè, fa niente, voi non fateci caso e pazienza, sono veramente un po' sbattutina, sono un po' stanca. Spero di non ammalarmi, sinceramente, perché adesso inizia un periodo abbastanza complicato, anche lavorativamente parlando, quindi spero vivamente di, insomma, di reggere, almeno fino alla fine dell'inverno, no? Comunque, mi consolo dallo stress lavorativo e quotidiano con un po' di shopping. Ultimamente, sono sincera, non riesco a acquistare vestiti, faccio veramente molta molta fatica. Pur lavorando in un centro commerciale con negozi bellissimi, mi scoccio ad andare per negozi e quindi mi capita molto più spesso di andare dai cinesi perché prendo occasione quando magari vado da mia mamma, vado a trovarla, cerco di andare almeno una volta a settimana e quindi vicino ci sono i nostri cinesini e passiamo a fare un giro di lì Però ultimamente sto comprando poco, sto comprando, vabbè, tantissimi prodotti di skincare, quello anche lì dovrei dare una calmatina. E ho fatto recentemente gli acquisti di M, vi lascerò poi comunque tutto giù nell'info box. E l'ultima volta appunto ho comprato un po' di cosine dai cinesi, per quanto sono cose miste. Vi mostro, l'ho comprato in due volte in realtà, perché sono stata due volte e non ricordo cosa prima, cosa dopo, però vabbè, insomma, vi mostro quello che ho acquistato. Mutande, mutande di quelle comode da ciclo, quindi non vi immaginate perizzomini o robe strane, anche se sì, ce li hanno anche i cinesi, ma ho voluto proprio optare per le classiche mutande comode. Costano poco perché costano meno comprare da Tezenis, io di solito compro da Tezenis, intimissimi proprio, se c'è un modello che mi fa impazzire e riesco a trovarlo con i saldi, se no non è che mi faccio tante seghe mentali per l'intimo, sinceramente non me ne frega più di tanto, tanti bei completini li uso poco e quindi non voglio spendere soldi per questo. Me li faccio regalare piuttosto e costano 1,90 euro, quindi credo che sia il prezzo più basso per delle mutande che io abbia mai trovato. Credo che appunto anche da Tezenis costino un po' di più e
E quindi alla fine ho detto, vabbè, dai, prendo queste. Sono giusto così, mutande da battaglia, perché ne ho tante che mi si stanno scucendo, bucate e quant'altro. Vorrei fare un po' di ripulisti e buttare via qualcosa. E quindi mi sono detta, dai, compriamo queste che alla fine costano pochino. Poi, per quanto riguarda invece prodotti, diciamo, cura della persona e del corpo, ho preso questi prodottini. Sono della marca Seta Blue Prestige, che dovrebbe essere made in Italy, come indicato sulle confezioni. E ho voluto prendere questa crema alla bava di lumaca, levigante ed esfoliante detox, che è questa qui. Il prezzo di 1 euro e qualcosa, se non sbaglio. Adesso dovrei avere anche lo scontrino. Ah no, lo scontrino non ce l'ho perché era quello delle mutande, quindi mi sa che non ce l'ho più. Vediamo. Esatto, non ce l'ho più. Comunque 1,90 euro se non sbaglio. E allora dice, vabbè, dermatologicamente testato, pelle compatta, luminosa, levigata, idratata. 10 applicazioni, anche se a me sembrano veramente poche, però insomma ci sta, sono 15 ml. Cosa dice? Vabbè, scadenza 3 mesi, non è un prodotto bio, però bava di lumaca e acido glicolico, dice che contiene. Come ingredienti, acqua, glicerina. Sinceramente non lo so, ma non ho voglia neanche di mettermi ad analizzarlo. Avevo voglia di qualcosa, di provare qualcosa alla bava di lumaca perché mi è rimasto, insomma, in memoria, il fatto che non ho trovato, cioè che non ho trovato nulla. Più che non ho trovato nulla, sì, non ho trovato quello che cercavo in Thailandia, alla bava di lumaca, e non c'era così tanto come avrei pensato, e non c'era questa grande differenza di prezzo. Per cui mi è rimasto comunque che volevo qualcosa alla bava di lumaca. Ho visto questa, ho detto, ma sì, dai, proviamo per 1 euro e qualcosa. Comunque 10 applicazioni ci sta. 15 ml. Ho voluto provare. Io vi mostro l'inci perché non ne ho idea. Vedo che c'è dell'alcol e sicuramente c'è qualcosa che non è proprio al top. C'è un PEG 100. Però sapete che non vado, cioè nel senso su alcune cose non è che per forza devono essere bio, mi piacciono delle cose e se posso uso il bio, ma non ho la fissazione. Questo è l'inci che spero vedrete, con vabbè le indicazioni in modalità d'uso, ma insomma niente di difficile. Si apre, poi c'è il tappino e si può richiudere in modo che appunto si fanno le 10 applicazioni. Io cerco quando posso comunque di usare il bio soprattutto per quello che rimane sul viso, quindi soprattutto per i prodotti che magari utilizzo la sera. Per il giorno, considerando il fatto che comunque mi trucco e per i cosmetici non utilizzo il bio perché non è all'altezza delle prestazioni che io richiedo, e comunque per lavoro e per il brand per cui lavoro devo truccarmi con comunque quei prodotti che non sono bio, non avrebbe senso stare a fare tutta una skincare tutta bio, tutta curata e poi dopo mi vado a mettere silicone in faccia come cosmetico. Quindi diciamo che presto più attenzione alla parte della sera per quanto riguarda il bio. Ovvio, non escludo di utilizzare in entrambi i momenti della giornata, dipende, un po' dipende, però se devo essere sincera, cerco di fare così, quindi la sera sono un po' più attenta, di giorno un po' meno. Quindi credo che questa sarà appunto una crema che vado a utilizzare magari di giorno o nei giorni in cui comunque non mi trucco, non sono di riposo, che quindi non magari sono un po' più tranquilla e non per forza appunto mi faccio tutto il trucco, base e quant'altro. Adesso vedremo, vi farò poi sapere. Io questa linea Seta Blue Prestige l'avevo già vista anche da qualche altra parte, ma mi sfugge dove in questo momento. Forse da acqua e sapone, ma non vorrei dirvi una stupidaggine, quindi non sono proprio sicura.
Della stessa linea, sempre appunto Made in Italy, ho voluto prendere anche i patch occhi, anche questi più o meno sulla stessa cifra, credo 1 euro e qualcosa, 1,80 euro, 1,90 euro. Sono 6 patch, quindi credo che siano, esatto, 3 utilizzi. Costano un po' di più di quelli che ho preso al DM, però questi sono in idrogel, quindi credo che siano un pochettino diversi rispetto a quelli del DM. Sono infatti curiosa di provarli. Questi dice Dermo Science Cryo Effect, quindi effetto freddo. Anche questi dermatologicamente testati, Made in Italy, Unisex. Pelle tonica e compatta, lifting antirughe. Ce n'erano di due tipologie, c'era un'altra confezione di 6 patch che erano sempre contorno occhi, però avevano un altro effetto, adesso non ricordo, forse idratante, antirughe, forse invece questo è tonico e compatto, adesso non mi ricordo. No, antirughe questo, lifting antirughe. L'altro forse era un'altra cosa, non mi ricordo. Non cola, senza risciacquo. Contiene vitamina E, collagene e acido ialurono. Ce la posso fare. Acido ialuronico. Dietro c'è scritto tutte le, insomma, la spiegazione, le avvertenze, le modalità d'uso e l'inci. Non c'è sta. Dove sta l'inci? Non c'è un inci. Beh. No, non c'è. Vorrei dire che gli ingredienti sono solo questi segnati qua? Non credo, boh. Ah no, eccolo, c'è l'inci, acqua, alcol anche qui, caolino. Vabbè, ve lo faccio vedere che facciamo prima. È in questo riquadratino qua. Metterà fuoco. Ecco qua. Come al solito io non è che lascio gli inci in posa mezz'ora, mettete in stop, analizzate quello che volete analizzare e fate le vostre considerazioni. Ero curiosa insomma di provarli, quindi ho voluto prenderli così. Quel giorno ero così. Sempre lì ho visto anche questa nuova linea che tengono, che si chiama Bio Natural Care, di cui hanno diversi prodotti, bagnoschiuma, shampoo, ma crema mani, balsamo se non sbaglio e crema corpo se non sbaglio. Non c'era niente per il viso. Una cimice, che carina che sei. Da dove arrivi? Adesso tu ti devo ammazzare, lo sai? Tu non puoi rimanere lì perché tu mi invadi casa. Scusate, ma devo sbarazzarmi di una cimice, un secondo solo. Rieccomi, se n'è andata. Poverina, vabbè. Dicevo, c'erano diversi prodotti certificati ICEA. Io di questo brand, sinceramente, non ho mai provato nulla. Mi ha incuriosito, c'era questa maschera per capelli a 2 euro e qualcosa, e quindi ho voluto provarla. Si chiama Bio Maschera Capelli Nutriente con acqua di Amamelis e olio di macadamia. Qui c'è il certificato ICEA, eccolo qui. E mi ha stupito, sinceramente, trovare dai cinesi questa linea. Forse anche loro si stanno un pochettino adeguando perché vedo che mettono sempre più cose skincare. Calcolate che questo cinese, allora, dove vado io di solito che ci sono i cinesi, ce ne sono quattro, uno di fianco all'altro. Il primo ha abbigliamento, scarpe, pelletteria. Stop. Il secondo ha qualche cosmetico tipo Astra, qualche altra robina e sempre abbigliamento, scarpe, pelletteria. E bigiotteria anche, sia il primo che il secondo. C'è il classico Aomai che invece ha un po' di tutto, però sinceramente io non mi sono mai 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 fidata a prendere i prodotti cinesi perché ho sempre avuto paura che fossero prodotti contraffatti. Quindi per quanto riguarda cura persona, detersivi, tutte quelle cose lì, in realtà non ho mai preso niente, ho sempre preso solo abbigliamento, scarpe e bigiotteria. Non ho mai preso nient'altro o cose per la casa. Non ho mai preso nient'altro. Ultimamente, sinceramente, mi sono un pochettino più lasciata andare e quindi mi è capitato di acquistare
qualcosa, qualche detersivo, raramente cose da mettere, insomma, per la persona, qualcosa tipo deodoranti, quelle cose lì magari, o profumi. Però, insomma, sono sempre stata un po' restia. Quando ho visto questa cosa qui, questo stand con appunto prodotti bio, ho detto, ma è impossibile che mi mettono una certificazione ICEA, un prodotto bio e poi me lo vanno a contraffare, non avrebbe boh, molto senso, non lo so, insomma mi sono lasciata comunque prendere dal fatto che fosse bio e ho detto proviamo. Sono andata sui capelli perché le altre cose non mi interessavano, bagnoschiuma tanti, shampoo anche, creme mani non le uso, creme corpo neanche, quelle poche che ho ne ho sufficienza per quanto le uso. Per cui sono andata sulle maschere dei capelli che invece le faccio fuori a quantità industriali perché non so se forse lo sapete, forse no. Dopo che ho fatto la deco, i miei capelli hanno iniziato a risentire. Prima erano prevalentemente grassi, adesso le lunghezze sono secche da far paura. Quindi io ho la necessità di fare la maschera almeno 2 o 3 volte a settimana, più o meno ogni volta che li lavo comunque. Quindi, o se non è la maschera, abbondo di balsamo. Quindi, comunque, le uso spesso, le tengo proprio in doccia e magari non le lascio in posa mezz'ora, però ho finito di lavarli, metto la maschera, la lascio 2 minuti, intanto mi lavo il resto del corpo piuttosto che mi depilo, piuttosto che quello che è, e poi me la vado comunque a sciacquare, anche se la tengo per poco, però la faccio. E allora ho voluto, insomma, provare a prendere questa qui. Qua dice con almeno il 98% di ingredienti naturali, no OGM, senza petrolati e paraffine, parabeni, MIT, siliconi, coloranti, SLS, SLS, PEG, profumo senza allergeni, non contiene nickel, cromo, cobalto, eccetera, eccetera. Cioè testati, diciamo, per questi elementi. Sono 250 ml di prodotto, quindi diciamo la confezione classica delle maschere che possiamo trovare, che va più o meno appunto dai 200-250 ml. E una scadenza di 12 mesi, che ci sta, più alta rispetto al solito. E per 2 euro ho detto, ma sì, dai, proviamo. Vedremo, vi farò sapere. E questi sono gli unici, insomma, prodotti per la persona che mi sono azzardata, di questi tre, a prendere appunto dai cinesi. Poi ho voluto prendere degli olietti profumati. Allora, ho un po' la fissa, come sapete, delle fragranze. Fragranze in generale, fragranze per la persona, quindi profumi, acque profumate in modo particolare, deodoranti molto profumati, come sapete, i miei amati di Balea che ha questo ODM, un po' insomma così di tutti i tipi, super profumosi, estivi, profumati, fruttati, buonissimi. Hai gli oli essenziali, che poi non sono oli essenziali, ma sono sempre oli, diciamo, fragranze profumate da mettere nel diffusore. Queste sempre acquistate DM. Sono quella ai frutti, ai fiori d'arancio, cioè all'arancia, gli agrumi, ecco, non mi veniva. E quella alla lavanda, che è già la seconda volta che riacquisto perché la adoro. Prima di andare a dormire, mi piace metterne qualche goccia sul cuscino, piuttosto che qualche goccia in generale di queste fragranze nel cesto dei panni sporchi, piuttosto che nel cestello della lavatrice per quando si fa il bucato, nel diffusore appunto per profumare la casa, soprattutto ovviamente la sera, fa atmosfera perché si accende la candelina e in più profuma l'ambiente. E ho acquistato, in realtà ho acquistato anche un altro prodotto che però dov'è? Boh, non ce l'ho in giro, devo andare a recuperarlo. Ho voluto acquistare, ho visto che c'erano queste fragranze sempre da diffusore, quindi non sono oli essenziali puri al 100% che potete usare sulla pelle, questi assolutamente no. Io avevo il dubbio per questi qua del DM perché c'era scritto appunto oli essenziali 100% qualcosa, quindi io pensavo che fossero 100% naturali. Però sinceramente non mi sono mai fidata perché c'è scritto che contiene limonene, geraniole e linalool, Madonna, non riesco a parlare stasera, che comunque
sul biodizionario l'idea come bollini, se non sbaglio, gialli o arancio addirittura forse, non rossi, però non erano certo verdi. C'è anche tanto di punto esclamativo, attenzione, quindi io questi non mi sono azzardata a metterli in viso, a parte una volta che di questo ho messo proprio una goccia sola in un tonico, e non mi ha dato nessun tipo di problema, per carità. Però diciamo che da mettermi sul corpo o sul viso preferisco che siano puri al 100%. Questi li uso più proprio per profumare la casa, profumare i vestiti, profumare gli ambienti in generale, profumare anche le piante finte che ho, diverse piantine finte in casa, per dare quel profumo in più, ecco, all'ambiente. Madonna mia, mi è andata via la cimice, ci sei tu, Mosca. Ho visto che appunto c'erano diverse di queste fragranze in questo formato, sempre da 10 ml, almeno credo 10 ml, vabbè, comunque credo di sì, come gli altri. Mi hanno subito hanno catturato subito la mia attenzione. Costavano 1 euro, quindi ho deciso di prenderne due per provarli. C'erano tantissime fragranze diverse, io ho preso qualcosa di un po' più particolare che difficilmente si può trovare in questo formato oglietto, fatto così a fragranza. C'erano i classici vaniglia, rosa, lavanda, sandalo, cos'altro c'era? Altre robe. C'era mela, c'era fragola. Io ho deciso di acquistare cocco e pesca. Sono delle fragranze un po' più estive, non proprio adatte al periodo, però ho detto chi se ne frega tanto, cioè le vado comunque a utilizzare, cioè se è un profumo che mi piace, pace. E le vado anche a utilizzare nelle scarpe, soprattutto quelle di Nicola che puzzano, vabbè anche le mie puzzano, però le sue in modo particolare, per insomma non rilasciare questo odore in tutta casa, qualche goccina proprio all'interno della scarpa. Aiuta sicuramente a togliere un pochettino l'odore. Non sono molto persistenti, però devo dire, perché li ho già provati. Si sente al momento, ma non sono così forti come per esempio invece sono questi qua del DM. Questi costano di più perché costano, se non sbaglio, 1,90 euro o 2 euro o 2,90 euro, non mi ricordo. No, credo 2 euro, insomma 1,90 euro, quindi comunque 1 euro in più. Però devo dire che sono un po' più persistenti come fragranze. Queste un po' meno, si sentono un po' meno, cioè ovvio se le metto così sotto il naso si sente tantissimo ed è buonissimo. Se io lo vado ad applicare tipo sul cuscino come faccio magari con quella lì alla lavanda, si sente meno se non gli si sta vicino e secondo me perde prima la fragranza, quindi si sente per meno tempo. Però vaffanculo per 1 euro, ho detto proviamo. Questa è quella al cocco, mi piacerebbe farvi sentire perché è buonissima, sa proprio del classico cosmetico al cocco, top, è veramente buono. Non sono, c'è scritto fabbricato in Cina, quindi made in Cina questo, ci sono tutti i vari accorgimenti scritti qua con tante X che fanno un po' spavento, ma per quello che lo devo usare io, cioè per profumare, va più che bene. E dice fragranza ha praticamente il 10% di olio essenziale. Vabbè, almeno sono onesti che me lo segnano, non mi scrivono 100%, ma mi mettono appunto scritto 10%. Non so se metterà mai a fuoco, che voi possiate vedere. Dai. Si vede? Ecco qua. Ce l'abbiamo fatta, ci mette sempre 2 ore a mettere a fuoco, non so perché. Ecco qui. Questa è la boccettina. Indicazioni varie, non c'è neanche un inci. No, non c'è. Non ci sono gli ingredienti. Distribuito da La Briantina Spa. E c'è www.briantina.it, quindi magari si può andare a vedere sul sito, però insomma non mi fiderei. L'altro appunto è quello alla pesca, anche qua 10% di olio essenziale, il resto sarà una schimicata, però vabbè, questa qui. Il profumo è buonissimo
E siccome avevo già il deodorante, anche quello la mela era, mela verde era buono, però avevo già un deodorante per l'ambiente, la mela verde, quindi ho voluto prendere, optare per questi un po' più particolari. Questo è buonissimo, veramente stupendo questo profumo. Stavo pensando, adesso però devo vedere se è fattibile, di creare degli spray io per l'ambiente. Mettendoci magari, boh, non lo so, non ho idea di come si facciano, sinceramente, perché acque profumate per il corpo sarebbe bello, ma essendo che non li voglio usare sul corpo, forse è meglio di no. Per l'ambiente, boh, non lo so. Comunque hanno una cosa che è scomoda, che non sopporto, quindi fragranze buonissime, tutto quello che vuoi, ma hanno un erogatore che fa cagare, nel senso che hanno il classico buchettino così del contagocce. Però se io giro per andare a fare uscire la goccina, in realtà mi esce frum, un fiume, non mi esce una goccia. Tant'è che se vedete, questo è già abbastanza consumato, no, non si vede, forse così, no, neanche. Nonostante io non l'abbia usato da tantissimo, perché ce l'ho da una settimana, 2 settimane al massimo, se io volessi mettere solo qualche goccia, purtroppo ha un dosatore che non mi permette di dosare il prodotto. Ed è una cosa che a me questo non piace, proprio per questo motivo. Cioè c'è un dosatore che ha un contagocce, dovrei riuscire a contare le gocce, invece io non riesco a contarle. E ne vanno sempre di più di quello che vorrei mettere. Quindi io lo rovescio, scende un pochettino come se fosse una bottiglietta aperta, e devo subito tirarlo su perché veramente me ne esce sempre una quantità industriale. Quindi ottimi come fragranze, un po' poco persistenti, erogatore scomodo. Però per 1 euro 10 ml di fragranza che comunque potete veramente sfruttare in diversi modi, ci sta, ho voluto provarli. Non so se li riacquisterò, considerando che ci sono tante altre fragranze, per questi motivi che vi ho detto. Forse magari opterò la prossima volta per un kit di oli essenziali, se li trovo puri, magari volevo acquistarli su Amazon, anche se ho il dubbio che anche quelli non siano puri. Però credo meglio di questi, quindi adesso vedo. Ovviamente costano molto di più, perché comunque voi l'olio essenziale, una bottiglietta così da 10 ml, potete trovarla anche 15-20 euro. Comunque sono alti, cioè minimo 5 euro, quelli che valgono buoni, non riuscite a trovarli. E quindi questa è una cosa ovviamente da tenere in conto, non potete pensare di trovare a 1 euro degli oli essenziali puri, ecco, questo è scontato. Poi ho preso una borsetta, una pochettina così, semplicissima, ma mi piaceva tantissimo il colore, non so come mai, quando l'ho vista mi è proprio piaciuto, ho diversi rossetti su questa tonalità, sia tinta labbra che rossetto, e ce l'ho vista bene, insomma mi è piaciuta. Costo 8,90 euro, quindi comunque non tantissimo, è sempre una borsa, una pochettina carina, e quindi ho voluto prenderla. E per finire, credo, ah beh, quella la pochette, poi ha anche la tracollina così. Per finire un vestitino. Dov'è? Ecco qua, fatto da due pezzi, composto da due pezzi, fatto così, di questo tessuto con questa fantasia. Come si chiama? Non si chiamano scacchi, non si chiama scozzese perché lo scozzese è con il rosso e comunque anche il verde, giallo, così, cioè non è così monocolore, però simile scozzese, ma non mi viene il nome. Piede pull, può essere. No, non è neanche piede pull perché il piede pull è più piccolo. Un misto scozzese e piede pull, non so come definirvela, ma faccio prima a mostrarvelo. Il vestito è fatto così, molto molto semplice, largo, va giù proprio largo. Ha la camicetta sotto che è praticamente trasparente, con la manichina così, con il bottoncino, fatta così. Si può anche dividere, una cosa è positiva, nel senso che almeno si può mettere il vestito con un'altra maglia sotto piuttosto che la camicetta con qualcos'altro. Quindi sono due pezzi fondamentalmente e ci può anche stare, quindi io sopra. Sotto questa camicetta che è nera posso mettere una canottiera e usarla tranquillamente per andare al lavoro. E il vestitino è particolare perché questo è il davanti, quindi liscio. Sul retro invece,
se riesco a far vedere senza disfare tutto, ha questo fiocco. In realtà anche questo potrebbe essere reversibile, nel senso che posso anche decidere di mettere il fiocco davanti anziché dietro. Però l'etichetta è qui, quindi insomma, si presuppone che teoricamente l'etichetta sta dietro e quindi il fiocco sia nella parte dietro. Quindi fatto così col fiocco dietro. Però perché no? Insomma, si può anche girare, è carino anche così. Diciamo che se è inverno pieno, che avete comunque la giacca, il fiocco dietro non si vede, in più magari vi dà fastidio perché c'è la giacca, vi fa il rigonfiamento dietro, magari si mette davanti. Se invece sapete che vi spogliate e che quindi si può notare il fiocco anche dietro, magari lo teniamo come pensato originariamente, quindi così col coso dietro. Vedremo, insomma. È un po' lungo, cioè lungo. Ha queste spalline che sono molto molto lunghe, quindi io in realtà devo portarlo a sistemare, lo darò a mia mamma, dovrei vederla domani, la porto a sistemare per far accorciare queste spalline, perché sennò il vestito arriva fin sotto le tette, praticamente. Quindi va bene che abbiamo la camicetta sotto, ma essendo la camicetta praticamente trasparente, il rischio è che insomma si vede tutto. Quindi quando l'ho provato ho visto già questa cosa. Però mi piaceva, era originale, per cui nonostante questa piccola modifica da fargli, ho deciso di acquistarlo lo stesso. Il prezzo è €17,90. Non poco, però quel giorno lì non avevo praticamente preso nulla, e quindi ho detto, ma sì, dai, prendiamolo lo stesso. Mi sono lasciata convincere da mia mamma, che all'inizio lo schifava e diceva che non gli piaceva. Quando io l'ho preso in mano, ho detto, è carino questo, originale. Quando poi l'ho provato, gli è piaciuto, fa sì, sì, molto originale, prendilo, quindi l'ho dato retta e l'ho acquistato. Però ecco, adesso devo portarlo da lei a sistemare. Sono contenta di aver lei, che è una mezza sarta, perché sennò tutti questi lavoretti, col cavolo che mi mettevo io a fare, andava a finire, lo compravo, lo mettevo nell'armadio e non lo mettevo più perché non mi sbattevo a stare a sistemarlo. Invece il fatto che ci sia lei che me lo sistema, sicuramente mi semplifica le cose. Se avessi dovuto fare io, vi dico la verità, probabilmente non l'avrei acquistato, l'avrei lasciato lì e buon, perché so di per certo che non l'avrei poi sistemato. E questo è tutto. Sì, questo è tutto. Vi faccio finito. Sì. Questo per oggi è tutto e alla prossima, un bacione. Ciao ciao.